iniziato lo sprint, siamo ormai a meno di 200 metri dalla conclusione. C'è un atleta che ha allungato nelle fasi conclusive, è un atleta del Team Colombia, è una maglia della Colombia che ha allungato, attenzione, a pochi istanti dal termine, si gira per voltare, per controllare la situazione e vince Leonardo Duque, primo Duque, secondo Mori. Bella affermazione per il velocista colombiano Leonardo Duque. Leonardo, una vittoria bellissima, sembravi incredulo, forse non ci credevi neanche tu. Sì, abbiamo preso il viraggio a 500 metri a sinistra in testa e visto che il gruppo aveva 5-20 metri di ritardo e allora ha lanciato la volata subito perché tenia la gamba non lo sapeva che andava a vincere perché pensava che aveva ancora un corridore della Bardini in testa. E quando ho sentito il speaker che dice Duque vince, allora levate il braccio al cielo. Primo Leonardo Duque, secondo Emanuele Mori, terzo di Paligli. Lo spumante a storia a tutelare questo grande podio. Abbiamo delle corse che non tradiscono più, io le ho chiamate le corse del G6000 e le corse dei giovani e si stanno imponendo dei giovani veramente di valore e credo che questo sia il futuro del ciclismo, questo ai giovani, non possiamo pensare ancora, non so, il Baldini, al Coppi, il Bartli, al Basso e tanti altri, abbiamo i giovani che sono emergenti e speriamo un domani di vedere nell'Albo d'Oro questi giovani che si sono fermati in campo internazionale. È una testa del Team Colombia, è una maglia della Colombia che ha allungato, attenzione, a pochi istanti dal termine e vince Leonardo Duque.